saluto a tutti gli amici Tecno Android, siamo sempre qua all'IFA di Berlino e sempre allo stand di LG. Abbiamo appena visto il G7 One, che devo dire è un dispositivo abbastanza interessante, mentre in questo caso vediamo il G7 Fit, che probabilmente si inserisce in una fascia ancora inferiore rispetto al G7 One. Possiamo ipotizzare che come fasce di prezzo ci sia come più alto sicuramente il G7 FinQ, dopo il G7 One e ancora dopo questo G7 Fit. Diciamo questo perché la CPU utilizzata in questo caso è lo Snapdragon 821, il dispositivo che abbiamo tra le mani è con 4 GB di RAM e 32 GB di ROM e 3000 mAh di batteria. Il display è da 6,1 pollici in Quad HD, definito da LG come un Full Vision, ma altro non è che un display appunto in 18 noni. L'interfaccia è la solita degli smartphone LG, quindi in questo caso non abbiamo molto da dire, al contrario rispetto al LG G7 di cui abbiamo parlato, che appunto è un Android One, quindi una filosofia totalmente differente rispetto a quello che ci ha abituato LG. Le due fotocamere, anzi la singola fotocamera posteriore, in questo caso è una 16 megapixel con apertura f2.2, mentre la frontale è una 8 megapixel con apertura f1.9. Esteticamente devo dire che è molto gradevole, così come quello di cui abbiamo parlato, appunto il G7 One. Sono dispositivi che esteticamente, comunque in linea generale, risultano interessanti, ma che per un motivo o per un altro, non si sa perché, rimangono diciamo un pochino là, non vanno oltre quello che potrebbero andare. Per quest'anteprima è tutto, continuateci a seguire, siamo sempre qui all'IFA di Berlino, un saluto da Andrea, alla prossima.